господа, наш самолет завершил набор высоты. Можете расстегнуть ремни. Si legge tutto, sì. Bella famiglia. Grazie. La famiglia è tutto. Oh, capo. Mm. Mia figlia sta crescendo. Sua figlia rabbia. E lei com'è? Tuo figlio Tariq, tuo marito Khan. Aia. Ci conosciamo. Io conosco te, Samara. Hai combattuto nell'ULF contro i russi? Sì, anni fa. Anni fa. Ascolta e non parlare. Ci stiamo prendendo questo aereo. L'equipaggio e la sicurezza sono tutti dei nostri. E ora anche tu. Per l'Uzbekistan. Forza. In piedi. A terra! No, ma accecato. Fallito? No, doveva andare così. Sono troppi. Scegliamo, dammi il giubbotto. Ciao, Samara. Oggi hai superato le mie aspettative. Cacchio, ha messo una bambuna. Quello che sei tu, Samara. Questo cos'è? La storia. Un minuto e mezzo. Taglimelo di dosso, brutta figlia di puttana. Sarai un'eroina per quello che stai facendo. Madonna, che crudeltà. Non sono una terrorista. No. Sei una cittadina ispirata da Farah Karim a combattere la Russia. Lotti per la libertà. Tu sei russo. Questo aereo è pieno di russi. Come puoi uccidere la tua stessa gente? Non li uccido io. Ma tu. Ma tu. Sopra i 2500 metri. Per l'Uzbekistan, Samara. Ok. Togliti! Volevo sparare? Un aggiornamento sulla notizia dell'aereo passeggeri russo schiantatosi pochi istanti fa sui monti degli Uzbekistan. Si sospetta che lo schianto sia stato provocato rapida perdita di una discesa dell'abitacolo, parte fondamentale dell'abitacolo, parte fondamentale delle indagini. Anche i video dei telefoni dei passeggeri potrebbero chiarire cosa poche ore dopo un attacco missilistico alla base di Arkhangelsk ha subito molte perdite quando è stato perso. Ipotizza un legame tra i due incidenti. Ha dichiarato che non tollererà terrorismo. Sta ancora indagando. Le tensioni non sono così alte. C'è di sicuro la firma di Makarov. Ha fatto più danni lui in 72 ore di quanti ne abbia mai fatti Connie. Quell'aereo è caduto nel mio paese. Non è un incidente. Devo andare nel luogo dello schianto e provarlo.
I dati mostrano che era un volo partito dalla Kastovia e diretto a Sochi. È sparito in questa regione. Non mi serve altro. Arriva sul posto prima delle autorità. Non sono le autorità a preoccuparmi. Auguri, Farah. Un six star. Luogo dello schianto, oltre la rupe. Lo vedo. Poveracci. Qualcuno ci ha preceduti. Mercenari russi. I conni. Makarov. Ci incolperà anche di questo. Scopriamo cos'è successo lassù. Il mondo deve sapere. Non ci chiameranno terroristi. Mai più. Ma che fai? Vado là sotto. Ci sono almeno 20 uomini armati laggiù. Cosa posso fare? Puoi coprirmi. Raggiungi un punto più alto. Sì, signora. Sei in posizione. Affermativo. Vedo diverse squadre di conni vicino ai rottami. Si stanno impadronendo del sito. Non è stata l'ULF. Quanti, quanti? Dobbiamo trovare qualunque cosa che lo dimostri. Ok. Roswell ha attivato un tracciatore che capta i segnali nell'area. Possiamo trovare i cellulari dei passeggeri e la scatola nera. Ricevuto. Mi muovo. Eccoti. Ti tengo d'occhio. Riferirò ciò che vedo da qui. Questi uomini non sono i benvenuti nel mio paese. Faglielo sapere. È quello che intendo fare. Bel colpo, Kiro. Nessun problema. Puoi procedere. Non sento. Se c'è qualcuno dietro. Nemico a terra, sei ancora sicuro? Quindi dai, cerchiamo di avanzare in bella stealth. Cazzo, ma B. È impossibile fare tutto stealth. Quello è andato. Conny stava scavando lì. Da un'occhiata quando puoi. Ricevuto, Echo. Oh. Ah, ma dove? Centrato.
Non mai mi doveva proteggere qua. Andai la balestra. Che sta qua? Non c'è un cacchio. Per ora hai campo libero, ma fa attenzione. Non rilassarti troppo, altri colli in arrivo. Gli uomini di Macra moriranno qui con le sue vittime. È quello che meritano. Se solo potessimo ucciderli due volte. Telefono, hanno detto, che li trovi telefono. E un bel niente. Apertura! Ma non trovo un cacchio io qua. Non ho capito che cacchio devo cercare. No, no, no. Un po' improbabile se mi sceglie però. Ingaggio! Ci sono molti detriti che ti comandante. Vale la pena controllare. Ricevuto! Dov'è l'altro telefono? Deve stare qua, ma non lo vedo. Adesso sì, li stiamo trovando. Alex, ho visuale sulla scatola nera. Cancelliamo dalla scatola nera.
Connie non deve usare la control ULF. Hai guadagnato un po' di tempo, ma ne stanno arrivando altri. Sei sicura, Farah? Affermativo. Sei con me? Sempre, Kilo. Formattala. Non restano segnali. Area bonificata. Kilo, ho un problema. Ricevuto. Di che si tratta? Connie converge sulla mia posizione. Sono compromesso. Aspetta! Dove sei, Alex? Dove? E dai. E adesso? Dobbiamo scoprire da dove vengono e dove stanno andando le truppe di Connie. Devi saperlo. Ingaggia solo se è assolutamente necessario. Manterrò le distanze. No, te non è chiaro dove cosa devi fare, però. Non prometto niente. Arriviamo, dai. Abbiamo ricostruito il filmato. Un ex ULF con giubbotto esplosivo su un volo di linea russo. L'hanno obbligata, ne sono sicura. Ah, sì. Samara, una brava combattente, si è unita a me durante l'occupazione, poi è tornata a casa. Sul luogo dello schianto? Piazzavano prove per incastrarci e recuperare il resto. Abbiamo preso i telefoni a chi abbiamo ucciso. E la scatola nera? Formattata. Bene, così Makarov non farà propaganda. Se sull'aereo c'erano agenti di Connie, se ne sono andati in qualche modo. Makarov non lascerebbe tracce. Crederanno che l'ULF sia responsabile. Grazie a voi non è dimostrabile. Qualcuno speculerà, ma avete battuto Makarov. Non basta. Alex cerca Connie. Se sono in Uzbekistan, li troverà. Bene. Quando mi riunirò alla 141, ti chiamerò. E Farah? Sì, Laswell. Mi spiace per Samara. Anche a me. Dispiace a tutti. Come va? Sono viva. Fratelli miei. Nick. Come stai, Nick? Ora meglio, capitano. Ghost sempre in disparte. Questo è un video del passeggero con una carta d'imbarco per il volo 761. Passaporto falso. O un complice. Più probabile. E non l'hanno fermato. È passato e basta. È Makarov. E da fare a Alex? Niente di decisivo. Quella merda imbottisce missili americani con armi chimiche per ammazzare la sua gente. Ammazza i civili. Dando la colpa a Farah. E agli Stati Uniti. Sta giocando col fuoco. Sono false provocazioni. Vuole una guerra. Est contro Ovest. Lo scontro perfetto. Gli stanno credendo, Kate. Siamo messi male, ragazzi. Ce l'avevamo in pugno, cazzo. Avrei dovuto ucciderlo allora. E invece? E invece? 4 anni fa, oh cappello. Riviviamo una cosa del passato. Gold Eagle, avremo 6 colpi d'arma da fuoco e almeno un'esplosione confermati nello stadio con diversi feriti. Ricevuto, siamo in arrivo. Attenzione, Makarov potrebbe essere ancora dentro con i suoi. Se è lì, tiratelo fuori vivo. Roger, i soccorsi medici? Interverranno solo quando la zona sarà in sicurezza. Forse la sala VIP al secondo piano è il prossimo bersaglio di Makarov. Porca troia. Puoi dirlo forte, io e Siamo, gli diamo.
lo stadio tutto distrutto. Rice, come guidi? Mamma mia, per un pelo. Aiuto! Attenzione! Va bene, va. Oh! Preso in pieno. A colpo singolo. Al secondo piano, muoviamoci. Vai, vai, ci siamo. Diego Price. Contatto, in cima alle scale. Scale libere. Lato più avanti. In fondo ci sono degli scavi. Vanno al secondo piano. Allora lo prendiamo. Lo so. Gold Eagle, bravo sei. Siamo dentro e diretti all'area VIP. Membri della Inner Circle si spacciano per poliziotti. Passo. Ricevuto. La polizia in loco è da considerarsi ostile. Ricevuto. Si buttano giù. Un altro. Ma guarda qua. Oh, brutto. Qua morto. Via via. Le munizioni. Forza speciale, mani bene in vista. Soccorritori, non sparate. Come avete fatto ad entrare? La sicurezza ci ha fatti passare. Con chi siete? Vi prego. Siamo merda, qui per mi serve vite. Aiuto qui. Soldato, mi serve aiuto. Sta pronto, sergente. Arma! Cazzo! Gente, stai bene? Ha preso la piastra. Guarda, avevano esplosivi. Era il loro prossimo bersaglio. Capo Gold Eagle, esplosivi nell'area VIP. Nessuna traccia di Makarov. Ah, fregato. Mettete in sicurezza. Isolate l'area, così Makarov dovrà uscire in fretta. Siamo a 5 minuti, non deve scappare, figliolo. Roger. Il garage. Affermativo. Sistema gli esplosivi e vai all'estrazione secondaria. Capito. Ah? Qui usiamo l'ascensore. Le munizioni. Ora!
Subì guantoni. Occhi aperti per Makarov. Non sparare, è un civile. Mettiti al sicuro, vai. Pericolo in arrivo. Vai. Mani, le mani! Mani in alto! È lui! Cazzo! È lui! Vladimir Makarov, esci subito dal veicolo! Niente scherzi! Guarda un po', tutti morti tranne lui! Non muore mai questo! E ora non muoverti! Perquisiscilo! Hai paura, capitano? Perquisiscilo, eh! Ah, visto la bella in vista. Resta in ginocchio, struzzo. È pulito. Volete ucciderli? Oh, sarei tentato. Dovreste farlo. E tu dovresti dire ai tuoi uomini di arrendersi. Non sono addestrati a farlo. È più la vostra strategia. Tienilo d'occhio. A tutti, abbiamo Makarov, lo portiamo via. Ricevuto, John. Proveranno a riprenderselo. È quello che vogliamo. A sinistra superiamo il veicolo e avanziamo. Roger, avanti! Libero! Forza! Tieni Makarov in movimento. Forza! Credete di portarmi via così? Possiamo anche trascinare. Catturarmi non significa che... Significa che hai perso, Vlad. Sciocchezze. Per battermi dovete prima battere il mio piano. E mi dispiace informarvi che non succederà mai. Luce bassa. Sacrificare decine di uomini per uccidermi. Aspetta, per la sga. E devo. Ura. Libero. Affermativo. Prendi Makarov, fermiamo. Lo prendo io. Qui non è sicuro. Lo prendo io. Muoviti. La fortuna. Muoviti. Makarov. Vai. Fortuna. Non ci ho mai creduto. Per me sta tutto nella pianificazione. Avevi anche pianificato di marcire in prigione. Chiudere un uomo. Sergente, c'è un passaggio qui, forza! Ammiro il tuo coraggio, che è almeno pari alla tua stupidità. Senti da che pulpito. Datti una mossa. Tutti sono rimpiazzati. Per finire. Dobbiamo filare. Muoviti. Vai, vai, infilati. Non sei un soldato, sei un criminale di guerra. Che assistenza medica. Perché non li aiuti, sergente? Tu. È una tua scelta. La colpa è solo tua. Sono innocenti. Nessuno è innocente. In guerra vale tutto. Sta zitto, cazzo. Sono passato. Libero. Visuale sull'uscita. Di quant'altro. Muoviti. Voglio farti conoscere alcuni dei miei amici. Dove sono? Vicino. Anche i miei. Dovresti accettare la sconfitta. Non è una questione di vittoria, ma di successo. Il male è ovunque. Sarà sempre così. La pace è in vista. Fare scherzi. Occhio! Oh, Makarov, falli fuori! Ma
Aia. Via libera. Vai, ci sono, alza. Sollevala. Muoviti. Capo Gold Eagle, siamo fuori. Lato est dello stadio. La vostra posizione? Bravo 6, noi siamo in zona. Avete personale nemico in arrivo da nord. Ghost fornirà copertura con fuoco di precisione. Ricevuto, vediamoci all'estrazione primaria. 6, chiudo. Io penso a Makarov, tu facci strada. Non c'era nessuno, infatti mi sembra sa. Dai, dai, abbiamo catturato Makarov. Quindi volevo ucciderlo in questa occasione. Simon Riley, dovevi restare all'aeroporto e morire lì. Se vuoi vivere, non minacciare i miei uomini, Vladimir. Siamo così in confidenza, Herschel. Ok, ci conosci. Basta leggere un cazzo di dossier. Qual è il resto del tuo piano? Questo. In che senso questo? Assurdo. Siete proprio stupidi. Ti ho fatto una domanda. Io ne ho una per te. Che ore sono? Che cazzo se ne frega di che ore sono? Il tempismo è tutto. Ricorderemo questo momento. Nel bene o nel male. L'aeroporto voleva solo distrarci. Brutto figlio di puttana. Ti farò saltare il cervello. So, Makarov. Non lo farlo. Su, fallo. Chiudi quella bocca. Me lo lasci uccidere. John, ce l'abbiamo. È sorvegliato, adesso non ci scappa più. Sta calmo, sergente. Non ci scappa più, dopo 6 anni però. Voi non eravate i buoni. Marcirai all'inferno per questo. Morirai in un gulag con gli altri rifiuti russi. Ci rivedremo, McTavish. Te lo prometto. Oh, cappero. Allora fu la cosa giusta, capitano. Allora. Trasmissione sicura, ID del Pentagono. Non sono autorizzato. No, Nick, resta. Kate, parliamo. Stavo cercando proprio te. John, una riunione di famiglia, meglio ancora. Cosa vuoi? Vladimir Makarov, come voi? Parla, generale. Ho una pista sui fondi bancari di Makarov. Non cerchiamo soldi. Sop, trovate i soldi, troverete Makarov. Come lo sai? Non hai più un esercito. Sbagliato, ragazzi. Ma non ci posso credere, cazzo. Sop, ti sono mancato. A te Grace. Mi hai mancato tu. Laswell, se hai le coordinate, ordina un attacco aereo. Ghost, portati bene. Cosa hai in mente? Di fare il mio cazzo di lavoro, hai presente, ragazzino? Il mio cazzo di lavoro è uccidere nemici. Tu lo sei. Siate professionali, signori. Lascia che ti illustri il quadro generale, capitano. Voi volete Makarov dentro una cassa da morto e io i chiodi.
In cambio di cosa? Un reintegro. Non intendo andarmene così. Voglio il mio nome su una vittoria. Controlla la posta, Kate. A presto. Ho un nome e una posizione. Ah, non mando i miei uomini in missione. Non è una missione, sono informazioni. Cazzo. È un merdoso bugiardo, Kate. Lavoro per la CIA, non siamo dei santi. E nemmeno tu. Capitano, facciamo compromessi di continuo. È sempre così. È vero. Devo dare ragione a Kerrick. Capo, lasciaci fare. Johnny, sei con me? Sempre, tenente. Guardatevi le spalle. Ok? Che abbiamo saputo da Shepard? E quanto proviene da Graves? Quei due sono complici. Davvero? Per ora sono nostri compagni. Ho visto le informazioni, sono valide. Hanno trovato il finanziatore di Makarov. È Milena Romanova, un'oligarca. Sostiene Makarov da dietro le quinte da anni ormai. Dove si trova? Su un'isola privata. Isolata e remota. Una fortezza in paradiso. Indovinate chi la sorveglia? Il gruppo Conny. Abbiamo la cianografia e la configurazione del terreno. Cosa stiamo cercando? Milena è irraggiungibile. Non legalmente, ma possiamo arrivare ai suoi soldi. Sull'isola ci sono server che conducono ai suoi conti. Dobbiamo superare i suoi protocolli di sicurezza. Qualcuno lì ha una chiave elettronica. Troviamolo e farò in modo di violarla. Arriveremo via acqua e ci divideremo. Io cerco la chiave elettronica. Ghost pensa al perimetro. Chi ci guida? Gestirò l'operazione con un drone. L'idea non mi dispiace. Troviamo quei soldi.